Amici, siamo in un posto molto particolare, ovvero un posto dove si parla di cibo. Non lo so, il nostro camera mi farà vedere un po' di cibo. Non so, credo sia un pezzo di maiale, oppure dei piatti pronti che si possono scegliere da mangiare. Il bello è che tutto questo cibo è falso, è finto. Sono dei cibi che usano i ristoranti per far vedere che cosa mangi. Ed è un'ottima idea perché tu riesci a vedere prima come è fatto il piatto. Finalmente ho trovato la factory, ovvero l'azienda, che fa questo. E questo negozio è meraviglioso. Tutti questi prodotti sono fatti a mano, dipinti a mano, creati a mano. Guarda questo qui, la carne con le patatine. Se la trovi lì, la mangi. Sono tutti fatti a mano, sono fatti tra silicone, resina e dipinti a mano. C'è la ragazza qui che ne sta facendo alcuni. C'è veramente di tutto, cioè è qualcosa di sconcertante per quanto siano bravi. Ma questo sarebbe anche un concetto da insegnare, ad esempio, ai ristoratori italiani, perché una cosa è vedere il cibo sul menù, una cosa è vederlo dal vivo, ti fa venire fame, un po' come le sigarette, no? Se voi le vedete vi viene da fumare, ma se vedeste un cibo del genere vi verrebbe da mangiarlo. Ed è un'ottima idea, perché li compri una volta, li hai davanti al ristorante, la gente, anche se non capisce la lingua, perché qui siamo in Giappone, non capiamo che cosa c'è scritto in giapponese, ma vediamo la figura, ci piace e lo ordiniamo. E tutti i cibi, tutti i ristoranti hanno cibi del genere, e questa factory, questa azienda li fa. E guardate la bravura, cioè veramente la bravura. Sono di un. Le sardine, il caviale, sono spettacolari. Questa è un'altra idea che, ad esempio, da noi in Italia potrebbe fare tanto successo. Ovviamente, bisogna sapere qualcuno che li sappia fare, cioè bisogna trovare qualcuno che li sappia fare. Ed è veramente comodo. Ma la cosa bella è che questo negozio è fatto completamente così, cioè non c'è un pezzo che non sia fatto, guardate, è morbido, si viene proprio da voglia di mangiarlo, è morbido, è silicone dipinto completamente a mano, con le varie sfumature, eccetera. E poi ci sono gli oggettini, se volete farvi regali, ad esempio, perché non regalare, ad esempio, alla vostra fidanzata un bel paio di orecchini con le sardine, o con, non so, con due sushi, se avete una fidanzata appassionata di sushi, ecco qui. Se invece ce l'avete appassionata di dolci, date il biscottino oppure un altro biscottino. Se c'è un po' di tutto sui gamberetti, perché, o meglio ancora, guardate qua, ecco che bellissimo. Due bei polipi come orecchini, perché no, ragazzi? Perché no? Un bel fermaca con un bello stecchino per i capelli con questo San Marco, che è una seppiolina, un mandarino, uno spiedino. Perché no? Un sushino, qui per tutte le maniere dei giapponesi, fatemi un bel sushi tra i capelli, novetto. L'arte, l'arte, l'arte. Guarda qua, guarda. Pezzi di pane, pezzi di pancetta, pezzi di. Ecco, perché ad esempio un bel portachiavi, non so, ecco, questo a quanti lo regalereste? Un bel portachiavi a Wüstel. A quanti vorrebbero un bel Wüstel? Da. Ah, te ne vai indietro, smetti di ridere. Guarda qua, un bel portachiavi a sardina, ci mettete le chiavi della vostra Maserati, Porsche, attaccate a una bella sardina. Perché no? Perché no? Sì, perché no? Camera, devi imparare a sta zitta, non puoi girare, poi ride mentre io faccio. Sai, bella carne, che bellino, che meraviglia. Sa bella è che. Sono i dettagli di questo periodo, adoro i dettagli. I dettagli di questo periodo sono meravigliosi perché è tutto fatto così. Cioè, guardate qua, ogni singolo pezzo, anche il mobiletto che lo trattiene, è tutto cioccolato. Sono morbidolci, panna, cioccolato, tutto così. Anche le scritte sono fatte di cioccolato. Il riso è fatto uno per uno, guardate. Cioè, è morbido, silicone, uno per uno, miliardi di granelli di riso rifatti a mano, con un po' di cozze,
cozze, ostriche. Il camera mi dice che sono ostriche, non cozze. Vabbè, stessa razza, sempre molluschi. So. Se trovassi un banco del genere, non ci verrebbe voglia di mangiare. E io la ragazza che sta facendo questi kiwi a mano, ma tutti fatti a mano, gli oggetti da lavoro, silicone, resine. Sì, ragazzi, se volete un'idea regalo, qui ce l'avete, ma soprattutto se siete un ristorante, pensateci a fare qualcosa del genere, perché sareste a un livello più alto rispetto a tutti e porterebbe tanta più gente in più, soprattutto i turisti che non capiscono una mazza di italiano. Pensateci.